Stefano. E beve il caffè, guarda. Grande Cagliari! Vai Calderoli, per la verità, devi dire. Cazzo! Al Calderoli. Senatore Candiani, grande vittoria della Lega Nord, l'emendamento che è passato con il parere contrario del governo, che cosa prevede? Abbiamo presentato questo emendamento che riguarda la tutela della vita, il diritto alla vita, all'inizio vita, fine vita, che il governo vorrebbe relegato solamente alle competenze della Camera. Abbiamo detto invece che su questi temi ci deve essere garanzia per i cittadini. Il governo in maniera veramente incosciente ha detto no. L'Aula si è espressa con un voto di garanzia per i cittadini e nel voto segreto alla fine l'Aula ha battuto il governo dicendo i cittadini devono essere tutelati nella nuova Costituzione nel diritto alla vita e nel diritto alla salute. Insomma Candiani, avete scombussolato i piani di Renzi? Guardi, il fatto che il governo sia andato sotto significa una cosa molto semplice, hanno approcciato questa riforma in maniera superficiale, non considerando i valori fondamentali che sono contenuti in una carta costituzionale. Non si può fare strame di quello che invece interessa la vita direttamente dei cittadini. Un risultato che è stato ottenuto anche grazie al voto segreto in aula. Questo è un voto segreto che per la prima volta ripristina il diritto di espressione senza compressione della volontà. Troppo spesso purtroppo abbiamo sentito parlare del voto segreto quando riguarda recuperare senatori piuttosto che deputati che sono inquisiti. Nulla di tutto ciò. Il voto segreto in questa circostanza ha garantito a ciascuno di non subire le pressioni di Renzi e di potersi esprimere, ripeto, su un tema fondamentale come il diritto alla vita e alla salute. Renzi adesso si deve preoccupare. Renzi deve capire, ripeto, che la Costituzione non è un decreto legge, non è una cosa che si può far passare come un tema di secondo grado da liquidare velocemente. Ci sono cose che cambieranno in modo radicale i diritti dei cittadini e su questi noi ci stiamo battendo insieme a tanti altri. A questo punto possiamo dire che abbiamo vinto questa piccola battaglia, ma fondamentale. Grande Cagliari!